Salve a tutti! Oggi vedremo insieme come realizzare il libricino delle lettere. Uno step importante per il passaggio in prima elementare è l'acquisizione della corrispondenza fonema-grafema. Il bambino deve essere in grado di associare al suono A il grafema scritto corrispondente a. Per questo ho deciso di realizzare un'attività creativa e divertente che possa allenare questa competenza. Questo è il libricino delle lettere che potrete realizzare insieme ai vostri bambini. Ho deciso di rappresentare la lettera A in tre dimensioni, più grande, media e più piccola. La cosa importante è che tutte le lettere siano tratteggiate. Questo consentirà di allenare il pregrafismo, che è un prerequisito della scrittura, alla quale il bambino sarà esposto in prima elementare. Per unire i trattini, il bambino potrà utilizzare un pennarello a punta fina o una matita. Questo consentirà al tratto di avere maggior precisione. Ci sono alcune semplici regole da rispettare. Il bambino non potrà tornare indietro, dovrà cercare di essere il più preciso possibile rispettando la sagoma della lettera. La difficoltà è crescente. Le lettere più piccole, infatti, necessitano di maggior precisione. Nella parte sottostante del foglio ho deciso di rappresentare tre parole che iniziano con la lettera A: albero, ape, arcobaleno. Voi potete dare spazio alla vostra fantasia pensando ad altre parole che iniziano con la lettera A, magari guardandovi un po' intorno e cercandole all'interno della stanza in cui vi trovate. Ad esempio, aspirapolvere, acqua, armadio. Potete procedere così per tutte le altre lettere dell'alfabeto in questo modo. E così via. Alla fine potrete spillare tutti i fogli ottenuti per realizzare il libricino. Vi do un consiglio: non realizzate il libricino in un unico giorno, cercate di dividere le lettere nei vari giorni, ad esempio proponendone una ogni giorno. In questo modo potrete dedicare del tempo insieme al vostro bambino ad un progetto comune. Inoltre non velocizzerete i loro tempi, ma loro avranno modo di memorizzare giorno dopo giorno tutte le lettere proposte. Spero che questo contenuto vi sia utile. Lido resta con voi, grazie per l'attenzione e arrivederci.